siamo alla biblioteca di Nocera Superiore e questa mattina si è affrontato un tema molto importante, una campagna che da tempo sul territorio è attiva, quella di Posto Occupato contro il femminicidio, e siamo con Manuela Borrelli che in qualità di artista, o meglio di pittrice, ha portato qui da noi delle opere molto belle e significative che appunto rappresentano questa violenza che purtroppo viene sempre più perpetrata ai danni delle donne. Allora, ti do la parola, tu ci illustri le tue opere e tranquillamente, perché sono molto interessanti e molto belle. Va benissimo, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, io in questa occasione ho portato tre opere. Se le vogliamo far vedere, la prima si intitola Occhi. Occhi che chiaramente parla dell'abuso sui minori. Una bambina abusata, la paura dei suoi occhi, questa bocca tappata nel dire stai zitta, non parlare, non ti preoccupare, quello che sta accadendo è tutto normale. Però sfortunatamente quello che accade alla fine segnerà la sua vita per sempre. Lei avrà una visione dell'amore, del mondo, del compagno, dell'amore, infatti con il mondo, la visione poetica di una volta, che dovrebbe essere, ma una visione differente, ma indietro di sotto. Io che vedo da vicino l'opera ti posso assicurare che indubbiamente invidio la percezione differente, ma gli occhi della bambina, comunque del soggetto femminile rappresentato, sono davvero qualcosa di... sono un mondo nel mondo, cioè c'è una profondità che io riesco a vedere, che indubbiamente il video non riesce a trasporre, davvero molto particolare. Adesso poi, scusami. Parliamo della seconda opera che invece che si intitola Catene, che difficilmente si riesce a vedere per la luce con il plexiglass. Catene non parla altro praticamente della condizione della donna che di fatto è incatenata all'interno di una realtà che ancora adesso si vive, una realtà in cui la donna non può rendersi indipendente anche economicamente, la realtà in cui la donna non può vivere veramente la sua vita come vorrebbe, ma è incatenata da una realtà bigotta, da una realtà sbagliata. E questo è il primo significato. Il secondo significato è quello delle catene, incatenata da un amore malato, da un amore sbagliato, da un amore che rappresenta solo una forma di possesso praticamente, che non può far altro che portare a quella che poi è la violenza. Ultima opera, ma solo ultima in termini di esposizione, diciamo, certo. Così, anche questa molto particolare, c'è una mano con del rosso che copre il volto di una donna, purtroppo le luci della sala non sono le migliori, ma riusciamo ugualmente a vederne la bellezza. E di qualcosa per concludere quest'opera, sì, infatti quest'opera, diciamo, è come se fosse la conclusione di un percorso, la donna incatenata, la donna che viene imbavagliata e finalmente la donna che dice basta a questa violenza, basta, non è colpa mia. Io, la donna che raggiunge la consapevolezza del fatto che non sia lei la colpevole, ma la colpevole è il suo carnefice, quindi gli dice basta, io non ti assolvo, legandomi alla poesia di Giovanni Ariscoli, non ti assolvo, assolvo me per non essermi amata, ma non assolvo te per avermi trattata male, per essere stato il mio carnefice. Ora giro le spalle e scelgo di vivere una nuova vita. Ti ringrazio. Quindi, grazie a te. Manuela Borrelli questa sera ha partecipato attivamente, come l'arte riesce a fare, in una tematica sicuramente molto importante, e l'iniziativa di Posto Occupato deve andare avanti assolutamente. L'arte deve fare la sua parte, questo è importantissimo, deve parlare.